Oh, torniamo finalmente a quei video dove si chiacchiera, quei video per i miei iscritti affezionati che amo sempre realizzare. Bene, se sei un metallaro puro, oggi ti arrabbierai perché ci soffermiamo su un concetto che avevo promesso di approfondire, la sperimentazione pop nel metal. Voi direte impossibile, inaccettabile, inconcepibile, eppure c'è chi la fa, e vi dirò di più, c'è chi la fa anche bene. Viene spontaneo pensare a Bring Me the Horizon, che l'ho già detto qualche video fa, sono effettivamente cambiati, hanno aggiunto sperimentazioni sempre più pop ed elettroniche nei loro brani. Certo, ci sono cose oscene come Mother Tongue, ma anche esperimenti interessantissimi, e sapete cosa preferisco? 100.000 volte una band che prova a sperimentare e cambiare in questo modo, piuttosto che una band che non si evolve mai e rimane nei suoi dogmi prestabiliti, come per esempio Yamon Amarth. Band che a mio parere si è ridotta a fare dischi sempre meno ispirati, con il solito immaginario e con le solite soluzioni musicali. Fatemi intanto sapere nei commenti qualche band che rischia e cambia spesso genere, o anche band che non cambiano genere ma lo fanno bene. Perché adesso passiamo alla situazione italiana. Lentamente nel nostro paese la situazione si sta smuovendo, consiglio sempre tante band nel mio Instagram, ebbene sì, me lo state chiedendo in continuazione anche da prima che uscisse il disco. Ormai ci sono affezionato, li seguo e sorprendentemente l'ho fatti amare ad un sacco di voi, signori e signori, i Poa e il loro nuovo disco Stay. Realtà romana che ho consigliato sul canale per la prima volta 2 anni fa, bei tempi, e che ancora una volta non ha avuto paura di cambiare genere musicale, rendendosi più pop in maniera positiva e mantenendo stabili le loro radici. Allora vedete che si può fare? E vi ricordo nuovamente che prima i Plugs of Apocalypse suonavano questa roba. E ora suonano questa roba. So take me higher. Avete appena sentito Midnight, brano che riesce a spaziare tra il rock, il pop, il metal e, tenetevi forte, la synthwave e la retrowave. Parte synth pop fino ad esplodere sempre di più, con le ritmiche che si fanno sempre più aggressive. Infatti ogni tanto le influenze deathcore nelle batterie si fanno ancora sentire. E si arriva a tutti i generi che ho elencato. Adoro quando succedono queste cose in una canzone e per questo vi lascio il link in descrizione. Oltretutto video girato benissimo, ma il resto del disco? A parte che ci sono dentro i singoli già usciti, come per esempio Disappear, che prima dell'uscita ha già reso questo disco il più apprezzato ed ascoltato della band. Se siete amanti della nostalgia come me, starete in fissa, perché siamo di fronte ad un concept sulle emozioni. La malinconia, la consapevolezza e tutto ciò che nel precedente album di Per The Nell si prova individualmente, in questo caso si prova collettivamente, condividendolo con un'altra persona. E in più la copertina di questo Stay sembra proprio il continuo di quella di Per The Nell, se ci fate caso. L'intro e l'outro di Stay sono brani iconici e per questo vi consiglio di arrivare assolutamente fino alla fine. La title track è tra i miei pezzi preferiti in assoluto, sempre influenze di ogni genere fino ad esplodere nella seconda metà del pezzo e arrivano quasi a commuoverti, anzi mi hanno commosso, sì, l'ho detto, mi ha commosso. Ok. Per gli amanti del genere metal, metalcore, post-hardcore ci sono anche dei brani che ripercorrono quel filone e proseguono le orme delle loro precedenti pubblicazioni, ma forse l'esperimento più assurdo si ha con Colorblind, brano che potrebbe veramente far sbroccare i metallari italiani che hanno seguito i Poa fino ad oggi. A me è piaciuto un botto, ma sta a voi giudicare. Vi dico soltanto che il mix di musica elettronica a tratti retro, a tratti deep house, a tratti quasi da club è riuscito perfettamente quando nel ritornello si amalgama con le loro classiche sonorità metal. Gli esperimenti continuano anche con Rusty Nail, dove si palesano persino elementi dalla musica rap hip hop nelle strofe. In conclusione, ho apprezzato molto questa release, sia per la sperimentazione, sia per la varietà, sia perché ha saputo emozionarmi. E vi dico la verità, le tracce che ho apprezzato meno, per quanto anche belle, sono quelle più metal. Linciatemi, ok? Linciatemi adesso! I lati negativi ci sono, io voglio sapere anche da voi nei commenti quali possano essere. Il probabile difetto che ho riscontrato è che il disco è pieno di influenze e non si può catalogare. Può creare confusione a chi non è abituato a sentire tutti questi generi e il target di questa band deve essere molto aperto mentalmente. Che dire, per una volta possiamo vantarci di avere qualcosa più sperimentale in ambito rock e metal in Italia. Vi lascio come detto il link in descrizione della canzone Midnight e il loro Spotify per il disco, e mi fa piacere a volte mettermi proprio qua e raccontarvi di queste band che apprezzo tantissimo in questa realtà italiana e non, e spero che voi follower affezionati apprezziate altrettanto. Ah, è proprio questo che vorrei fare, critica musicale su YouTube, eppure non lo faccio spesso perché la gente non è abituata, mi viene da piangere, un giorno però lo farò. Video come questo mi soddisfano. Capite? Conoscete band con un percorso simile o realtà che volete consigliarmi anche italiane volendo? Tutti ora nei commenti. E fatemi sapere anche cosa ne pensate di questo album. Creiamo dei bei dibattiti. Io ringrazio tutti. Ah no, aspetta, manca la parte più importante, il parere di Pela. Allora, secondo me un artista o una band possono evolversi anche senza cambiare totalmente genere, facendo delle piccole modifiche al sound. Un esempio che mi viene in mente sono i Carnifex, che con il loro ultimo album Slow Death hanno aggiunto tantissime influenze black metal. E alla fine il risultato suona molto diverso rispetto alle uscite precedenti.
Purtroppo questi cambiamenti non sono sempre positivi. Possiamo citare i Suicide Silence con il loro ultimo self-titled, che suonano new metal abbastanza forzato, triste e mediocre. Poi ci sono gruppi che non cambiano mai, ma spaccano comunque il culo, come ad esempio gli Esalei Dying, che dopo una lunga pausa, perché sì, il cantante era andato in prigione, bla bla bla, hanno fatto uscire due singoli, uno più bello dell'altro. Alla fine penso che entrambi le vie siano giuste. Anche con un minimo di impegno, un genere può suonare totalmente diverso. Comunque, che dire riguardo il disco dei Poa? Complimenti alla scena italiana, veramente un ottimo disco. Le mie tracce preferite sono Stay, come ha già detto Daniele, un intro della Madonna davvero bella, e Eyes Wide Shut. Un saluto dal vostro Pela e ci vediamo al prossimo video.